da lì è iniziato un percorso che ci ha portato poi in un anno ad avere, a mettere in catalogo molti titoli, tra l'altro che hanno avuto un ottimo riscontro, qualcuno di cui sono autore io, ma anche altri di cui sono autori persone e giornalisti, scrittori, che ci stanno dando una mano. Perché non è facile fare impresa con la cultura, noi ci stiamo provando e penso che in un anno siamo riusciti a raggiungere ottimi traguardi, buoni risultati e soprattutto ad avere tra i nostri autori l'onore di poter pubblicare Vito Faenza. Quindi io come persona e soprattutto come editore lo devo ringraziare perché ci ha dato un'opportunità, quella di dimostrare che due giovani, in qualche modo credendo nei propri, diciamo, sogni, ma nelle proprie ambizioni, possono in qualche modo fare, crearsi, inventarsi un lavoro e soprattutto portare avanti degli ideali. Quindi non vorrei dilungarmi, perché questa è la serata di Vito, io faccio un po' di pubblicità alla casa editrice, diciamo così. Va bene. Io so che lei è particolarmente logorroico, mi ha avvisato, ma andiamo per tappe, andiamo per percorsi. Introduciamo questo libro dal titolo particolare, poi avrà piacere di spiegarcelo, Il rane e la farfalla. È una storia ambientata in un retroterra culturale, sociale che noi conosciamo bene. Un boss, un criminale condannato e quindi già che sta scontando le sue pene, in fin di vita ha la grazia di finire i suoi giorni a casa sua, nella sua dimora, assistito dalla nipote Rossella, e in punto di morte ha un ultimo desiderio, io direi si concede uno sfizio in un certo senso, perché chiede di essere intervistato e di affidare quindi le sue ultime memorie, i suoi ultimi pensieri a un giornalista che gli aveva dato filo da torcere in vita, che in qualche modo era stato, se vogliamo, anche il suo alter ego durante, insomma, la sua carriera criminale. E c'è questa bellissima confessione di Salvatore che ripercorre episodi insomma, del suo passato, da come ha cominciato, come ha costruito la sua posizione all'interno del clan, ben equilibrata, emerge molto l'uomo Salvatore. Ora a lei la domanda: quanti Salvatore ha conosciuto così intimamente da costruire, da regalarci un personaggio tale? Allora, cerco di smentire subito che sono molto logico, ricordando a questi di Nola che siete vicini a 15. E quindi io nel 76, quando ho cominciato la mia carriera giornalistica, uno dei primi servizi l'ho fatto a 15, dove poi sono tornato tantissime volte anche per l'alluvione, sono tornato quando ci fu l'assalto dentro al comune, ci sono tornato anche quando c'è stata la faida Cava Graziano. E Graziano era sindaco e uno dei boss del intervistato. Poi nella carriera giornalistica mi ero inviato dell'Unità, ma era anche corrispondente di Panorama, e dato che l'Unità pagava molto, noi dovevamo fare due o tre mestieri, con giornalisti che oggi sono tra i migliori che voi conoscete, cioè li vedete per televisione, Franco Di Mare, Antonio Bonito, Marco De Marco, Procolo Mirabella, sono tutti, vengono non solo dall'Unità, ma dall'Unità di Napoli. E quindi che succede? Che nessuno si voleva occupare di cronaca e io decisi di occuparmi di cronaca. E quindi mi occupavo di cronaca per un sacco di giornali e cominciai a conoscere un certo Raffaele Cutolo, non so se l'avete sentito. Poi Antonio Spavone, poi Michele Zazza e poi il Mariano. E lì è il record, la prima condanna a morte dai Mariano, perché scrissi in anticipo che si stavano perdendo e arrivò la condanna a morte.
Quindi quando ho cominciato a scrivere questa cosa ho cercato di raccontare, non parlo dei casalesi perché ne sono altri, Cicciotte Mezzanotte, Antonio Bardellino, Quadrano, Dario De Simone, cioè praticamente come ha detto Pasolino quando l'ha presentato, praticamente l'elenco è lungo, per non parlare di Zaccaria, di Schiavone, detto Sandokan, dei figli di Schiavone, eccetera. Cosa ho fatto? Confesso, mi sono rubato l'idea. Dato che l'ha scritto il mio ex direttore Marco De Marco, lui ha visto, c'è un film che parla di un passato, di un'attrice che racconta tutto il suo passato ad un bianco e nero, ad un giornalista. C'è una convulsa storia d'amore fra l'attrice e il giornalista muore suicidandosi in una piscina. E la battuta più bella con cui inizia questo film è: prima che arrivino i giornalisti vi racconto io qual è la verità. Non lo so se ho raccontato la verità, però la battuta mi piace. Due miei colleghi mi hanno subito sgamato, uno è De Marco, un altro Enzo La Penna, e quindi ho raccontato, diciamo, fondendoli insieme, tutti i boss che ho conosciuto. E in particolare, chi legge il libro, così lo comprendete, lo legge il libro, faccio pure un film così sperato che se io mi doppio diventa più valore il libro, in particolare uno Antonio Spavone, il quale lo intervistai dopo che io avevo scritto un pezzo, un po' come il protagonista, il giornalista protagonista, e qui mi domandavo chi era veramente Antonio Spavone, che aveva ucciso l'assassino del fratello, poi aveva salvato la figlia del direttore del carcere nel 66 dall'Unione di Firenze, era stata graziata, poi aveva ucciso il marito della sua mamma, era scappato in America, corrotto giudice, cioè, e io avevo concluso dicendo chi è veramente Antonio Spavone. Antonio Spavone mi fermò con l'avvocato, mi dovetti prendere un caffè e mi disse una cosa che poi è stata riportata anche in qualche libro, tra cui quello di Filiano: io non ho avuto opportunità di scegliere. La cosa mi colpì profondamente perché poi, tra parentesi, avevo una villa e mio cognato abitava là dietro, e ci passai la prima volta e lui disse che io potevo passare quando e come volevo. Un'altra volta, sempre presi la macchina, me la fece ritrovare col piede. Insomma, mi cominciò ad avere questo rapporto sapendo che è distaccato e sapendo che io ero un'altra cosa, un po' come questo protagonista che ho detto. Voglio fare una battuta, visto che a me piace molto James Bond e mi piace molto il Martini, sia il povero Martini che il Martini Gin, sia fatto come lo fanno a Marsh con l'oliva dentro, sia fatto invece proprio alla James Bond con il vino. C'è un amico che me lo fa proprio molto bene, però bisogna stare attenti alla mia età. Diciamo che questo è un cocktail di boss mescolato, non agitato. Dentro a questa cosa c'è un'altra, c'è una storia d'amore che io prendo lo spunto sia dal film sia da un episodio di Napoli Notte, come me anziani lo ricordano, in cui un mio collega che lavorava per Napoli Notte, credo che quelle persone un po' più anziane se lo ricordano, Napoli Notte, i giornali della sera, si innamorò perdutamente della nipote di un camorrista contrabbandiere di sigarette e praticamente decise di abbandonare il giornalismo, le sue proprietà e tutto il resto e scappò con questo. Giustamente qualcuno dice che praticamente questi subito, però anche nel film praticamente guagliano subito senza perdere tempo. È un libro dedicato ai giovani e io spero che i giovani nelle scuole lo possano leggere, eccetera, come hanno letto il mio primo libro, è stata l'Isola dei Fiori Cap, una storia vera successa ad Aversa, e come hanno letto il secondo, che è il terrorista e il professore che racconta in retroscena del caso Cirillo, e come dice il giudice, che è un mio carissimo amico, mentre lui nell'ordinanza ha dovuto scrivere ciò che la legge, io col romanzo posso anche fantasticare come faccio nel libro e racconto delle cose. Qui ci trovate tutto il male possibile e immaginabile che c'è in Campania. Già ripercorso, diciamo, la sua valente carriera, quindi autore, giornalista per l'Unità, per il Corriere del Mezzogiorno, Panorama, numerosi direttore di un po'
quotidiano, così in passante, qualche settimanale, ogni tanto rilevavo qualche film. Segretario dell'osservatorio. Quello è stata una maledizione. E il personaggio di Vittorio, che è un giornalista non di vivo vero, ma appunto che ha costruito il suo percorso, la sua carriera, che arriva a farsi stimare da un criminale come Don Salvatore, che a un certo punto, l'abbiamo detto, ma non svegliamo tutta la trama, è come se fosse arrivato insomma a compimento di un percorso. Dopo l'intervista a Salvatore, lui cambia radicalmente vita, sceglie di cambiare vita. E la mia domanda è sul giornalismo oggi, nel senso che noi abbiamo qui dinanzi a noi lei, che insomma ha avuto un valido percorso, Vittorio del libro, che infatti è una figura insomma ispirata anche dalle sue esperienze, dalla realtà, ma oggi un giovane che scrive, un giovane che fa giornalismo, può aspirare a tanto? Se qualcun altro sa delle domande così difficili può farle, perché prima non so cosa saper rispondere. No, diciamo una cosa, che c'è, prima cosa, i boss stanno cercando di diventare tutti dei protagonisti. Infatti un altro libro, Prendi il piccione e spara, Punta il piccione e spara, fatto dalla collega del Mattino di Musto, è di un pentito che si racconta. Io mi sono rifiutato di scrivere un libro su un Latorre, Augusto, il quale mi ha mandato il manoscritto, eccetera. Io ho detto che non lo volevo fare, perché non lo ritengo giusto, perché questi cercano una popolarità dopo aver fatto i pentiti, eccetera, per sgombrare il campo dal fatto che questi cercano della notorietà. Quando Cutolo mi minacciò di morte, io lo aggredì, andò dal giudice Aleni per l'interrogatorio e disse che era il migliore giornalista del mondo, esagerando, però loro hanno bisogno di giornalisti. Oggi come si fa? Che purtroppo oggi abbiamo dei comici che fanno il giornalismo, con tutto il rispetto, abbiamo Gabibbo, abbiamo, cioè, il giornalismo è un'altra cosa. Prima di tutto non esiste il giornalismo investigativo, il giornalismo è investigazione, magari può essere una delibera che uno osserva, eccetera. Certamente oggi è più difficile, perché noi siamo in un mondo di profonda trasformazione, però è anche vero che, a differenza dei miei tempi in cui noi dovevamo rubare, la regola era rubare e investire. Io stavo sempre attaccato agli inviati, perché devo dire che io ho cominciato a fare giornalista dopo aver finito di giocare a pallavolo. Ero anche bravo, secondo qualcuno. E quindi quando sono arrivato a 26 anni in una redazione in cui i miei competitor erano Luigi Vicinanza, che poi è stato direttore Espresso, attuale direttore Marco De Marco, Poliglio, eccetera. Avevano 18-19 anni, quindi io ero in svantaggio clamoroso. Io li ho battuti, almeno sulla cronaca, andando appresso a tutti gli inviati, che poi sono diventati i miei più cari amici. Ce n'è uno in particolare, Massimo Nave, che ha scritto un bellissimo libro, il quale odiava, pensava che era un po' milanese, eccetera. Io un giorno di Pasqua andavo a prendere all'albergo al Vesuvio, lo portai a casa, feci la scarpetta con la buca che aveva fatto mia suocera, e ha scritto un libro su una cosa napoletana. Altri amici li prendevamo in giro, ad esempio c'era uno che si chiamava Giovanni Morandi, è stato direttore per la Nazione, che quando arrivava in redazione gli cantavo un ginocchio da te e lo prendevo in giro, oppure c'era Roberto Ciuli, che è stato poi direttore del Mattino. E quindi ho rubato. Per fare giornalismo bisogna leggere, studiare. È inconcepibile che un giovane che faccia il giornalista a Nola non conosca la storia di Nola, dalla fondazione fino ai giorni nostri. Poi subito si compra Ghirelli sulla bancarella, Storia di Napoli di Antonio Ghirelli, e si legge la storia di Napoli. Poi se riesce a trovare il Garzantino di Galasso, si legge un po' sui mercati, sulle cose. E si legge anche qualcosa che per esempio c'è in Napoli 1900.
questione, se si vuole fare giornalista bisogna sapere scrivere, ma non bisogna essere dei romanzieri, non c'è bisogno.